si notano, dai. Oh, mi ci ha dato una scarpata. Guarda via anche. Buddhismo Tas, quanto tempo che non ci vediamo, ragazzi. Mi piace la bananona e sì, mi sono attinto. Vabbè, la barba lunga. Sono le 1:40 di notte. Del 1 marzo? Sì. Allora, andiamo bene? Lo so, è un po' che non pubblico per vari motivi. Un po' perché, lo sapete, il mio canale non è fatto per guadagnare. Principalmente, essenzialmente, non è fatto per quello. Ma, lo sapete, per diletto, per divertimento. Quindi, c'ho più voglia, c'ho meno voglia. Poi adesso un periodo di vacche grasse, perché con le scommesse, chi mi segue un filino anche su Facebook vedrà le mie giocate vinte. E devo dire che questo periodo, mi dice, ma perché non pubblichi quelle nelle quali perdi, no? Vero, ma in questo periodo praticamente non ho perso quasi mai, se non con la Lazio in Europa e l'ultima con la Roma. Basta, tutto il resto sono tutte vincite, periodo di culo. Non è che sono bravo, è culo. Chiaramente, chiarisco sta cosa, vedrete che ci sono giocate da 1000 euro, 300, 500, 400. Dovete sapere che il gioco, soldi che non sono miei, cioè all'origine deve avere culo sicuramente, nel senso che prendi un capitale, lo giochi, se ti va male, se ti va male ti tagli la gola, no, perché poi io sono pensionato, cioè sono pochi soldi che girano, diciamo così. Se invece, come nel mio caso, ti va bene, prendi i soldi che hai, diciamo, investito tra virgolette, e cercate di evitare di giocare, perché non è un investimento, è un divertimento, in alcuni casi anche letale. Beh, comunque, ho ripreso i soldi che ho giocato, li ho rimessi al loro posto, diciamo così, e con la vincita ho cominciato a giocare. E adesso sono arrivato un gruzzoletto, niente di spaziale, niente, però sicuramente più di 300-400 euro mi sono messo da parte, diciamo così, sicuramente di più. E con questi soldi gioco, quindi, per dire, sul Napoli ho giocato 1000 euro, su Empoli-Napoli, di una settimana fa circa, e ho vinto, sono 500 euro in più. Capisci che se avevi un capitale, faccio un esempio, di 1000 euro, diventa un capitale da 1500 euro. E così via. Perdendo qua e là pochissimo e vincendo abbastanza. Questo per chiarire, ma come fai a giocare 1000 euro? Sono tutti soldi vinti in questo caso. Il giorno che perderò, perderò. Cosa devo fare? Per adesso vado avanti così. Parentesi si fa per dire, chiuso. Torniamo a noi. Voglio fare questo video, prima di tutto un saluto ad Atos, il figlio di, cioè il figlio, mamma mia, il papà di un mio assistito, e questo mi fa molto piacere, perché vedere il padre di un ragazzo che mi segue, che è Daniele, quello che avete visto nei video, lui e la sua fidanzata Christian, dove faccio le lezioni di posing, è il papà di quel ragazzo lì. Ha deciso di servirsi anche lui dei miei servizi. Servirsi dei miei servizi, va bene, dai. E quindi lo saluto volentierissimo e mi fa molto piacere, perché è soddisfacente non tanto aver acquisito un altro cliente, ma che il cliente sia il padre di un mio cliente. Questo mi fa particolarmente piacere, perché vuol dire che in quella famiglia hanno fiducia nel sottoscritto. Il papà ha visto il risultato del figlio e giustamente ha detto, ma cazzo, voglio anch'io un attimino rimettermi in piedi, rimettermi in forma, e quindi questo mi fa molto piacere. Richiuso un'altra parentesi. Ciao Atos. Bellissimo Atos, eh? Domanda per il più, senza andare a guardare internet. Chi era Atos nel famoso romanzo di Dumas? Lo sapete? Dai, questo è facile, eh? Questo è facile. Vabbè, ripeto, o lo sapete o non lo sapete. Poi, per curiosità vostra, volete andare a vedere su internet? Nei commenti ditemi che romanzo ha scritto Dumas. Via! Scrittore di colore, credo, se non vado errato. Francese, basta, non mi dico di più. Allora, torniamo a noi. Sarà un po' lungo questo video, dopo un po' che non pubblico c'ho voglia di chiacchierare. Già sono un logorroico di merda per i cazzi miei. Figuriamoci poi con la banana, la tinta. Quindi, per
per cui poi c'è stato il mio appiccio sulla promozione di Contadino Micio, possiamo con certezza affermare che ho visto il video di, me l'ha fatto notare il grande Zambo, ciao Giuliano, e anzi probabilmente ci sono delle novità con Su e con Zamboni, vedremo, non spoilerò niente, adesso anch'io non parlo più da boomer, che cazzo è il boomer, te lo dico io, che è un vecchio di merda. Quindi, grande Giuliano, mi ha fatto notare il video che hanno fatto Pogliandri e Preciso, non è un dissing, non voglio andare nel culo a nessuno, scusate il tuo piloccio, ma è necessario, no, dico la mia, come fa il signor Pogliandri? Allora, il video non l'ho visto tutto perché dura 1 ora e 4 minuti, però penso che una buona mezz'oretta tra tutte le varie parti del video l'ho vista, quindi circa metà video in vari punti, ho staccato nei punti dove mi sembrava di meno interesse per cercare di trovare dei punti con più interesse, mettiamola così. Mezz'ora, circa 40, tra la mezz'ora e 40 minuti di video li ho visti tutti. E dirò due cose. Pogliandri mi fa morire perché fa il duro, no, da un punto di vista che lui, perché glielo chiedono i suoi follower, perché lui deve fare così, e allora deve per forza parlare, dissare, poi salta fuori, prende da Novaro, lasciamo perdere che è un mio amico, non mi interessa stare qua a discutere del perché, del per come, ma che no, bisogna stare te perché quello lì querela. Allora che cazzo, cioè, cosa fai il duro solo, cosa fai il forte con i deboli, cioè, e il debole con i forti, cioè, no, voglio capire, perché allora se uno querela non se ne parla, cioè, non è che ti chiude il canale, ti querela da Novaro, proprio pronti via, e guarda caso, tra l'altro, da quello che so io, le guerre le vince pure. È per questo che è spaventato poi. Perché il nostro amico, per chi è solvibile, ovviamente, e Pogliandri lo è, andate a vedere cosa significa da un punto di vista legale essere solvibili per la legge. E quando le vince, acchiappa il grano da Novaro. E questa è una realtà assoluta. Quindi fare il forte con i deboli, il debole con i forti, non è una cosa molto bella, usiamo un eufemismo. Detto questo, ho visto il video e devo dire che Lazzarin ne esce, l'ho rivalutato, e ne esce da signore quale, devo dire, è. Non faccio lingua in bocca con Lazzarin, Pogliandri non mi è simpatico, ma per dovere di cronaca e correttezza l'ho sempre reputato nel powerlifting un gran tecnico, bodybuilding zero assoluto, proprio non. E ci sono un po' di cose che voglio rilevare, scusate, vado un po' a ruota libera, non ho preparato niente per questo video, quindi mi perdonerete se passo un po' da palla in frasca. E ho notato una cosa, prima di tutto l'assoluta ignoranza nel campo del culturismo, l'ha dimostrata ancora una volta, perché c'è un momento del video dove dice, testuali parole fantastiche, ma scusa, ma dice Lazzarin, ma tu in questa palestra, no, con tutti questi macchinari, ma quanto li usi? Ma li userai poi tu? Che cazzo vuol dire? Li userà? Sì, li userà anche tutti. Nel bodybuilding si usano certi macchinari in un periodo, altri in un altro, cioè, che cazzo vuol dire? Cioè, e attenzione, ma scusa, a questo punto non fai prima a fare panco, stacco e scuote e risolto. Ecco, questa è la proprio, è la, no, è quello che è ignorante che parla di una cosa che non conosce. Chi fa bodybuilding, caro il mio Pogliandresco, non ragiona così, perché sbaglierebbe. Infatti, i fisici del powerlifter si vedono, mettete il grasso Pogliandri, muscoloso ma grasso, di fianco al muscoloso ma definito Lazzarin, al netto di steroidi, di tutte le balle che volete. I fatti sono questi. Bodybuilding, lascia stare Pogliandri, non è proprio arte tua. E tu vai a mettere il becco anche lì, e per carità puoi parlare di tutto, siamo in democrazia, ci mancherebbe, però sappi che dici cazzate, qualcuno te lo doveva dire per quanto riguarda il bodybuilding. Poi sono il primo a sostenere che non esiste la panca bodybuilding style, ma quando mai la panca si fa non da powerlifter, come si fa la panca? Anche qui gli dovete dare per forza un epiteto, no? Un epiteto, dovete per forza qualificarla, o no, è meglio la panca da power,
Non c'è la panca da powerlifter e la panca da bodybuilding style. Non esiste né l'una, esiste la panca, il modo corretto di mettere le spalle, le scapole, la schiena. Quello esiste sulla panca. No, è meglio la panca da powerlifter. Ma che cazzo stiamo dicendo? Non esiste né l'una, esiste il modo corretto, salutare e, come posso dire, prettamente capacitativo, qualitativo di fare la panca. Punto. Quindi qua. E poi è stato bellissimo quel momento in cui, bellissimo perché dice la verità, secondo me, Lazzarin, cerco di essere obiettivo e lasciare da parte il fatto che a me Pogliani umanamente non piace. Cerco anche, per quanto mi è possibile, di essere scevro dagli effetti che potrebbe dare sul mio cervello da un punto di vista del giudizio il fatto che lui non mi piace umanamente. Cerco di scindere le due cose per quanto mi è possibile. Ripeto, perché sono un essere umano anch'io e posso essere influenzato, ci mancherebbe. Però e dico che Lazzarin ha ragione quando dice: tu hai una comunicazione che fa schifo. E gliel'ha detto chiaramente. Poi, bellissimo, si vede che almeno questa è la mia interpretazione. A livello interpretativo degli atteggiamenti posturali di Pogliani, questa cosa che all'inizio non sa dove tenere le braccia, magari sono cose che leggo io, lo sguardo, questo quasi nervosismo sottomesso, cioè frainteso, non so come no, frainteso è una cagata, comunque nascosto, cerca di nascondere questo, non è perché adesso si trova davanti al grande Lazzarin, che lui voglia dire no, sì, ma infatti lo dimostra, mi spiego, aspettate, ma sto facendo casino, scusate. E quando lui è nel momento in cui lui lo vedo nervoso davanti a Lazzarin, perché? Perché si sente davanti a uno più grande di lui, no? Da un punto di vista di follower, di potere mediatico, anche di ricchezza, perché Pogliandri è una cacchetta, Lazzarin è un imprenditore, ha un'impresa, ha dei guadagni non indifferente, potrebbe, secondo me, probabilmente chiudere anche tutto, vendere l'attività e vivere di rendita, probabilmente, non lo so, però è probabile. Poi uno non lo fa perché è giovane, perché ha voglia di fare, perché comunque magari pensa agli eventuali figli, vabbè, per tutta una serie di motivi. E quindi è bellissima sta cosa, secondo me, dove Lazzarin gli fa capire che lui a comunicare fa schifo e Pogliandri è molto nervoso, secondo me, all'inizio, perché si trova davanti a il re Mida, mettiamola così, sto esagerando volutamente. E il fatto che lui sia, non dico invidioso, però imbarazzato, tra virgolette, lo dimostra lui stesso con le sue parole. Quando lui dice adesso, quando mi scrivono, guarda che tizio ha parlato, io i più piccoli non li calcolo neanche. Non mi sto riferendo a me, sto alludendo, che cazzo me ne frega. Questo dimostra che lui è interessato ai più grandi e lui ti risponde: è certo, sono quelli che portano viso. Per carità, verissimo. Però poi fa anche quella parte di quello che è corretto. Io mi ricordo i tempi, quando c'è stata qualche discussione a distanza, che lui metteva, aveva messo questa frase a Marco Petit, perché adesso con il follower, quando era ancora era 7.500 iscritti, io me lo ricordo. Diceva: adesso ho messo la freccia e ti ho superato e vedi il fanalino di coda. Ecco, tutti questi atteggiamenti da sbruffone, che non lo so, poi sono anch'io uno sbruffone, ma lo vedo, non lo so, vedo la parte malamente di Pogliani, che vi devo dire? Lo valuto così, non mi è simpatico, cioè, che non mi è simpatico come persona, se lo vedo, per carità, non cadrò mai nei suoi tranelli, vieni, fai un video, ma vai a cagare, cioè, ma scusa, non voglio essere offensivo, partendo dal fatto che non me lo chiederà mai, perché sono uno quelli di pi dei piccoli fanalino di cose, ma anche se fosse per assurdo, per fare qualcosa di nuovo, che ne so perché gli gira così, non accetterei mai, ma non perché ho paura, perché è un giochino che lui fa con tutti. Ti chiama, ti fa il video e cerca di metterti in cattiva luce, facendoti, siccome io quei giochi non ci sto, farei la fine del maleducato, perché gli direi: ascolta, ma vai a cagare, gli risponderei così. Quindi voglio evitare, e poi perché non me ne frega un cazzo. Lui col canale probabilmente ci deve vivere in qualche modo, io no. Quindi
Questo è anche un punto di forza per me, se vogliamo, perché faccio quello che mi pare nel rispetto di chi mi segue eventualmente, però faccio quello che mi pare quando mi pare e non devo per forza seguire delle regole perché mi portano denaro. No. Quindi, concludendo, dopo la bellezza di 15 minuti di video che avrò anche rotto i coglioni, me ne rendo conto. Complimenti alla Lanzarin perché si è dimostrato veramente un signore. Ripeto, non ci devo fare lingua in bocca con Lanzarin, chi se ne frega. Però ha dimostrato di essere un signore perché i ragionamenti che fa non sono malaccio. La differenza è che Pogliandi si è costruito un canale sul dissing, Lanzarin no. Queste sono due grandi differenze perché poi quando li metti a contatto uno proviene da una fase e uno totalmente da un'altra. Quando si incontrano non riescono ad amalgamarsi perché quello pensa solo a buttare merda sulle persone, a cercare di dire la verità come lo dice lui. È fantastica sta cosa. Ma io racconto le cose come stanno. Sì, per carità. Se sei convinto che tu fai solo quello e nel modo corretto, è la tua convenzione, per carità. Poi ti becchi qualche vai a fare in culo, ma sono gli incerti della vita, voglio dire, no? Comunque, complimenti alla Zanin perché veramente ha dimostrato di essere un signore. Chi dei due ha guadagnato è ovvio Pogliandri, perché, ripeto, ha avuto l'onore di stare a contatto con Remida. Non sto esaltando la Zanin, lo ripeto, non ci faccio lingua in bocca. Però, da un punto di vista prettamente, come posso dire, di immagine economico, la realtà è questa. Pogliandri, Lanzarin, no? Ecco, cioè, questa è la realtà. E lui vorrebbe avere il successo che ha Lanzarin, ma non ha capito che Lanzarin, il successo che se l'è creato è perché principalmente è una brava persona dentro. Questo è poi al netto di chi si, di che se ne dica steroidi, mica steroidi, c'entra un cazzo. No, non sono Master Wallace che deve giudicare una persona unicamente dal fatto che possa o non possa usare gli steroidi anabolizzanti. Non vuol dire un cazzo. Come può voler dire tutto? Ne voglio dire. Cioè, sono regole che ci sono e non ci sono. Ah, fuso di steroidi, un pazzo. Alcuni sì, altri no. Cioè, voglio dire. Comunque, signori, vi saluto. È stato un piacere. Salutate, ma salutate!